Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, devo dire che il tema che tiene banco è quello oggi che rappresenta l'apertura di tutti i giornali, e mi riferisco alla commissione d'inchiesta sulle banche, nel senso che dopo la segnalazione, chiamiamola così, del Quirinale, quindi i paletti messi dal Quirinale sulla commissione d'inchiesta, il Presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la legge che istituisce la commissione d'inchiesta sulle banche. La commissione è stata istituita prevedendo un lungo elenco di funzioni con poteri equiparabili a quelli della magistratura, con una durata che, a differenza della commissione precedente, quella presieduta da Casini, scusatemi, non è di 6 mesi, ma arriva fino alla fine della legislatura. Il timore è che possa essere utilizzata come grimaldello, come elemento di pressione sul mondo bancario e sulla Banca d'Italia. Ecco l'insieme di paletti che il Quirinale ha voluto fissare firmando la legge. Mattarella ha ricordato che né le banche centrali né tantomeno la Banca Centrale Europea possono sollecitare o accettare istruzioni dai governi o da qualsiasi altro organismo degli Stati membri. Il Parlamento è sovrano e quindi non viene messo in alcun modo in discussione il potere del Parlamento di istituire commissioni d'inchiesta, ma non può tuttavia passare inosservato che questa volta, rispetto a tutte le banche e anche gli operatori finanziari, viene previsto che la Commissione possa analizzare la gestione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Queste indicazioni così ampie e generali non devono poter sfociare in un controllo delle attività creditizie, quindi no a pressioni di qualunque genere da parte politica sulla gestione bancaria. Occorre evitare il rischio, continua il Quirinale, che il ruolo della Commissione finisca con il sovrapporsi a quelli che sono i compiti propri della Banca d'Italia, di Consob, di Ivass, Covid, Banca Centrale Europea. Ciò urterebbe con il loro carattere di autorità indipendenti, sancito da norme dell'ordinamento italiano e da disposizioni dell'Unione Europea vincolanti sulla base dei relativi trattati. Allora, è nei compiti, quindi non solo nei diritti, ma anche nel dovere del Presidente della Repubblica ricordare i paletti, ricordare che appunto l'autonomia delle autorità di vigilanza è garantita dalla legge, ed evitare che, ripeto, una commissione, che vedremo dove andrà, che cosa porterà, diventi elemento di pressione politica, non solo perché ci sono le elezioni a 2 mesi, ma in generale anche dopo le elezioni, visto che non è fissato un tempo di scadenza. Ne parleremo. Ci sono dichiarazioni da questo punto di vista anche dei leader politici del governo. Il ministro per i rapporti col Parlamento Fraccaro ha detto che la commissione sarà fatta per tutelare per fare piena luce nel rispetto delle proprie prerogative, una commissione d'inchiesta con poteri reali per tutelare i cittadini vittime degli istituti di credito. La realizzeremo con profondo senso delle istituzioni. Così anche il vicepremier Di Maio dice: ci metteremo a lavoro, lo faremo con senso dello Stato e responsabilità verso il Paese, verso i cittadini truffati. Questo poi nel giorno, nelle ore, perché in realtà la notizia di ieri sera, in cui il Consiglio Superiore della Banca d'Italia, su proposta del governatore ai sensi dello statuto, ha nominato direttore generale Fabio Panetta, che era già vice direttore generale, e poi ha nominato come vice direttore generale Daniele Franco e Alessandra Perrazzelli.
Poi ci sono alcuni dati sul bilancio della Banca d'Italia, che ha chiuso il 2018 con un utile netto in forte crescita a 6 miliardi e 200 milioni contro i 3 miliardi e 900 milioni. Questo perché è migliorato il margine di interesse e ha beneficiato dell'aumento degli interessi sui titoli di Stato acquistati per finalità di politica monetaria e del calo di interessi negativi sul rifinanziamento. E poi ha deciso di distribuire 227 milioni di dividendi e 113 milioni assegnati a riserva. Di questo parleremo, così come parleremo di Telecom Italia nel corso dei mercati finanziari, perché c'è stata la stensione di Vivendi, ma onestamente a tutti è sembrato un tentativo di arrivare un po' a una schiarita. Ha approvato il bilancio TIM, ha votato il 67% del capitale, Vivendi si è astenuta, l'amministratore delegato Gubitosi ha invitato Vivendi a rivedere la posizione, perché il piano avrà successo, stabilizzerà i ricavi, taglierà i conti, i costi, scusatemi. E poi invece il presidente Conti ha detto: è giunto il momento di abbassare i toni. Spero che Vivendi colga l'invito alla concordia e quindi che i francesi ritirino la richiesta di revoca dei consiglieri. E così è avvenuto, e quindi, tant'è che Vivendi ha fatto sapere di essere disposta a ritirare la proposta di revoca. Diciamo che sono tentativi, per far capire a tutti, di pace, non so se pace armata o pace vera, tra i due soci forti di TIM: da un lato i francesi di Vivendi e dall'altro gli americani, che da questo punto di vista hanno espresso anche i vertici e hanno, tra virgolette, anche l'appoggio come voto, intendo dire, della Cassa Depositi e Prestiti. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Notizie in breve, devo dire che queste sono le notizie principali per quello che riguarda la giornata economico-finanziaria. Vedo molti messaggi anche di carattere politico, adesso vedrò di rispondere ad alcuni. Per quello che riguarda la borsa, più 0,70% Milano, più 0,75% Parigi, più 0,70% Francoforte, Londra più 0,40, Dow Jones più 0,40, euro su dollaro a 1,12, Atlantia bene più 3,40, Estima Electronics più 2,80, Juventus più 2,70, Telecom più 2,50, come Buzzi Unicem, l'1,90 lo guadagna Ferragamo, l'1,60 Tenaris, come Prismian, Saipem e Deni più 1,40. Biper meno 0,60 come Campari, Exxon meno 0,50, Diasori meno 0,30%. Andiamo sulle altre notizie in breve, oltre quelle che ricordavo. Beh, l'altra cosa grossa, però, insomma, aspettiamo a sto punto, abbiamo atteso così tanto, mi riferisco alla Brexit. Insomma, la battuta è molto facile. È strano che Theresa May non abbia idea di quello che è la maggioranza o la minoranza di cui gode in Parlamento, perché anche in Italia abbiamo visto voti a sorpresa in cui il governo non otteneva la maggioranza in Parlamento, però la sorpresa si limitava a 5-6 senatori, franchi tiratori, cambio di casacche, addirittura le accuse di compravendita. Ma non andare sotto per la terza volta alla Camera dei Comuni con uno scarto di 60 deputati. Ora, qui non si tratta di 6-7 deputati che in un voto al bilico hanno cambiato idea. Qui sono 60 in meno. Mi chiedo come funzionano anche i gruppi parlamentari in Gran Bretagna, cioè come faccia la May non sapere che non ce l'ha sta maggioranza, ma non ce l'ha, ripeto, non per 10 voti, non ce l'ha per
60 voti. Comunque terza bocciatura, anche qui io non voglio dare lezioni ai britannici, che quanto a politica parlamentare l'hanno creata e danno lezioni al mondo, però anche qui da noi non si sarebbe mai visto un governo che va sotto tre volte su un passaggio fondamentale per il futuro della Gran Bretagna come la Brexit, perché probabilmente se ne sarebbe andato prima. La May aveva detto sono disposta a dimettermi pur di far passare l'accordo, adesso ha detto non mi dimetto, la decisione è grave, la Brexit va attuata, il Parlamento non ha soluzioni alternative, si profila un invio lungo, cioè il 10 vi sarà un vertice in Europa, 10 aprile, che dovrà decidere cosa fare, che cosa concedere alla Gran Bretagna. Il rinvio lungo vuol dire che la Gran Bretagna dovrà votare alle elezioni europee. Questa è veramente non dico la farsa, ma la cosa più paradossale. Sentiamo Theresa May. I think it should be a matter of profound regret to every member of this House. Penso che ogni membro di questo Parlamento debba sentire un profondo rimpianto, perché ancora una volta siamo stati incapaci di sostenere un'uscita ordinata dall'Unione Europea. Le implicazioni di questa decisione sono gravi. A questo punto il Regno Unito deve lasciare l'Unione il 12 aprile, tra 14 giorni appena. Non è un tempo sufficiente per concordare e ratificare un altro accordo, eppure la Camera è stata chiara nel non permettere di lasciare l'Unione Europea senza un accordo. Quindi dovremo trovare un altro modo di procedere. L'Unione Europea è stata chiara sul fatto che ogni ulteriore estensione deve avere uno scopo preciso e richiede il voto unanime degli altri 27 Stati membri prima del 12 aprile. Ed è quasi certo che la nostra partecipazione sia richiesta alle elezioni europee. Il prossimo lunedì questo Parlamento è chiamato a sondare se c'è una maggioranza stabile per una versione alternativa circa il nostro futuro rapporto con l'Unione Europea. Temo che abbiamo raggiunto il limite in questo Parlamento. È stato rigettato il no deal, è stato rigettato no Brexit. Mercoledì la Camera ha rigettato tutte le varianti all'accordo e oggi ha di nuovo votato contro. Questo governo continuerà ad agire affinché sia attuata una Brexit ordinata, come richiede l'esito di referendum. Ora io sfido chiunque di voi a capire che cosa vuole il Parlamento britannico, perché lì non ci sono solo l'opposizione tra i conservatori laburisti di Corbyn, ma c'è anche un'opposizione interna alla May dentro il suo partito, cioè veramente è una situazione balcanica, si sarebbe detto una volta, di balcanizzazione. E comunque sì, sono d'accordo con qualche ascoltatore che mi dice certo che se l'avessimo fatta noi o la Grecia un'operazione del genere ci avrebbero riso addosso tutti, è vero, ma ne stanno uscendo malissimo i britannici, avete visto lo scorso fine settimana i milioni di persone che manifestavano a Londra. Ne stanno uscendo malissimo. Da questo punto di vista non si capisce esattamente che cosa voglia il Parlamento britannico. Dicevo che il Presidente del Consiglio europeo Tusk ha convocato un vertice per il 10 aprile, la Commissione europea sostiene che lo scenario del nessun accordo a partire dalla mezzanotte 12 aprile è quello più probabile. In caso di nessun accordo è impossibile, ha chiarito Bruxelles, sono impossibili accordi settoriali o parziali, non sono un'opzione percorribile. Da questo punto di vista, aspettiamo anche noi il 10. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Vorrei andare adesso alla classifica, nel giorno in cui c'è ancora una notizia in breve, l'inflazione a marzo si è confermata stabile all'1%, lo stesso livello di febbraio, per quello che riguarda il dato sull'inflazione, rallenta anche la crescita dei prezzi nel carrello della spesa, pur restando sopra la parte media, più 1,3% contro più 1,6% di febbraio. Allora, entriamo nella classifica, però con una notizia che è a cavallo, nel senso che volevamo mettere in classifica anche dopo varie regioni, la penultima era stata il Veneto. Zaia, il governatore del Veneto, aveva autorizzato a richiamare a tempo determinato, chiaramente a termine, i medici in pensione qualora fosse necessario. Ne abbiamo parlato molte volte, qui si sono saldati un insieme di cose
e cioè l'imbuto che era presentato dai fondi disponibili per diventare, per fare la specializzazione rispetto al numero di laureati. Un numero chiuso forse gestito male, una programmazione sicuramente gestita male, a cui si è saldata e si sta saldando anche quota 100, con le conseguenze che abbiamo raccontato: 2.000 medici che mancheranno da qua al 2025 in Piemonte, 1.900 in Lombardia, 1.700 in Toscana, 1.700 anche in Campania. Insomma, una situazione gravissima, perché messi assieme stiamo parlando di decine di migliaia di figure professionali di medici. Lo dico perché anche la Puglia oggi ha praticamente deciso, sta decidendo, o se disporre una valanga di turni aggiuntivi, come già succede a Bari, o rivolgersi ai precari, o pescare a professionisti all'estero, come vogliono fare a Foggia. Ci sono varie ipotesi su cui si sta lavorando, o con medici a gettone che percepiscono tra i 60 e i 90 euro all'ora e provengono dai tanti reparti chiusi. Insomma, c'è un fenomeno che diffuso, lo dico, ancora più al nord che al sud in questo caso, e i precari solo in Puglia sono 1.400, al quarto posto in Italia. Lo dico perché il ministro dell'istruzione Bussetti ha detto stiamo intervenendo contro la carenza dei medici, abbiamo già aumentato il numero di accesso a medicina, in tutto sarà il 30%, la strozzatura è legata appunto alle borse di specializzazione, perché metà di quelli che si laureano non possono accedervi e quindi non possono venire utilizzati. Abbiamo stanziato 100 milioni di euro per questo. Che c'è una carenza di medici è evidente, ma non lo sappiamo da oggi. Noi certamente stiamo intervenendo, abbiamo già quest'anno aumentato il numero di accesso alla laurea in medicina, portandola a 10.000, e per l'anno prossimo aumenteremo di un altro 20%, così in un anno aumenteremo del 30% i posti disponibili per frequentare il corso di laurea in medicina e chirurgia. Poi quello che conta maggiormente è la necessità vera della strozzatura, che sono necessarie anche più borse di specializzazione, e anche da questo punto di vista abbiamo già stanziato 100 milioni a tal proposito, perché vogliamo allineare sicuramente il numero di laureati con le borse. La classifica della settimana. Dunque, andiamo con il quinto posto. L'intervista del ministro Bussetti era oggi effetto giorno con il nostro Simone Spezia. Dicevo, quinto posto per la rubrica che abbiamo inaugurato all'interno della rubrica degli sprechi falsi, invalidi, veri, pirla. Oggi si aggiunge un altro tasso. Io rido, ma ragazzi, se c'è una cosa che mi manda in bestia è l'utilizzo dei permessi di invalidità, delle finte 104. Mi manda in bestia per due motivi, lo ripeto: uno, perché sono soldi nostri; due, perché sei doppiamente bastardo, perché non solo usi i soldi pubblici, ma vai a danno sia come stanziamento complessivo, sia anche come immagine, delle persone che veramente hanno una disabilità o hanno parenti disabili, devono utilizzare la 104. E quindi quindi il furto, perché poi di un furto si tratta, non è un furbo, è un furto, avviene in un settore particolarmente, diciamo, delicato e schifoso come furto, come quello dell'aiuto alle disabilità, di una legge ottima quando viene utilizzata correttamente come la 104. E quindi non è semplicemente il timbrare il cartellino, che già è un furto, non timbrare il cartellino, è approfittarsi di una disgrazia per motivi propri. Ecco perché mi piacerebbe avere il nome, ma non ce l'ho, del medico. È dirigente medico dell'ospedale di Porrettani, mamma mia che gaffa, come la ferrovia, che è la Porrettana, avete ragione. Porrettani, io ve lo indico, dirigente medico dell'ospedale di Porretta Terme, non so quanti ve ne saranno, denunciata dalla Guardia di Finanza per truffa ai danni dello Stato. Tra il 2016 e il 2018
continuava a prendere permessi e congedi straordinari retribuiti per assistere uno zio disabile. Ora, due piccoli problemi. Il primo, e tra l'altro questa faceva dirigente medico dell'ospedale, suo marito, denunciato anch'esso medico, tra l'altro al marito, una bella coppia questa, le Fiamme Gialle, coordinate dal PM Tommaso Pierini, hanno anche contestato truffa e falso ideologico, perché nel tentativo di regolarizzare la posizione della moglie avrebbe rilasciato un certificato medico falso. Ora, io mi immagino che l'Ordine dei Medici interverrà rapidissimamente su questo caso, perché la dirigente non era medico, se ho ben capito, e lì c'è la Procura della Corte dei Conti che valuta il danno erariale. Immagino che la ASL interverrà sospendendola e poi provvedendo licenziamento. Ma l'Ordine dei Medici, se vogliamo evitare questa pratica, qui l'ha fatto per la moglie, ma lo sappiamo sulle invalidità e i permessi per malattia che qualcosa non gira nel verso giusto, forse anche l'Ordine dei Medici, se vuole avere, diciamo, questo nome ordine, metta un po' di ordine nei controlli. Allora, la cosa più schifosa però non è solo l'utilizzo tra il 2016 e il 2018 del 104, mentre lo zio disabile era ricoverato in strutture pubbliche, questa circostanza fa decadere la possibilità, cioè il diritto di avere la 104, perché se sei già assistito in una struttura pubblica non hai più bisogno di assisterlo tu. Ma la cosa pazzesca, che non mi fa per niente ridere, è che lo scorso anno, tra marzo e giugno, questa dirigente del medico dell'ospedale di Porretta Terme è andata in vacanza utilizzando 20 giorni di congedo straordinario proprio per lo zio portatore di un grave handicap. Sapete che è successo? Lei è andata alle Cayman perché hanno accertato che era alle Cayman, nel frattempo lo zio è morto. È solo, lo dico un po' macabro, è solo grazie alla morte dello zio che si sono resi conto che, come lo zio è morto, a questo punto la 104 non ce la puoi più avere perché non fai assistenza a un morto, e si sono accorti che la signora insomma, parole grosse, era alle Cayman da 20 giorni, altro che cure, non dico, ma neanche, non è che ti hanno beccato andare a correre a fare la spesa, ti hanno beccato alle Cayman, tuo zio è morto in ospedale, ma dai. Ma esistono i lavori socialmente utili per queste persone? No. Vabbè, andiamo al quarto posto prima del meteo. No, va bene niente, però... Allora, quarto posto devo mettere assieme Milano e Roma sulla metropolitana, perché da un lato a Milano i treni continuano a frenare e non si capisce perché. Cioè, sono i primi treni che frenano senza motivo. Un ennesimo ferito sulla metropolitana 1, al treno sequestrato, frenata brusca, donna rimasta ferita alle 9 di mattina di mercoledì, fermata era quella della metropolitana di Gambara sulla linea 1, stop improvviso, treno sequestrato e c'è un PM che è Mauro Ripamonti che coordina le indagini per lesioni colpose con il collega Mauro Clerici e il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, e riguardano anche gli ultimi episodi, 14 persone ferite. Poi invece a Roma questo problema non si pone, perché praticamente se non riesci a accedere alla metropolitana è difficile che in caso di frenata ti faccia male. Allora, sapete qual è il tema? Le stazioni della metropolitana chiuse, perché sono chiuse Barberini, chiusa Repubblica e chiusa anche Spagna. Ora, io capisco tutto, però se uno conosce la mappa di Roma vuol dire che qualunque turista, in un periodo in cui già Roma inizia a essere molto visitata, scolaresche, turisti americani, praticamente il centro storico te lo scordi, perché se mettiamo in fila Barberini e Repubblica e Spagna, ma diventa, stiamo parlando delle tre tra le fermate più importanti del centro storico di Roma. Allora, lì il problema sono le scale mobili, ma anche il fatto che i tecnici, i 10 responsabili della manutenzione delle scale mobili dell'ATA, che si sono dimessi in blocco perché non avevano avuto abbastanza garanzie in caso di contestazioni legali e quindi polizze assicurative, responsabilità per i guasti. Allora adesso forse l'ATAC riesce a trovare una soluzione, pagherà un bonus di 1.500 euro perché i tecnici possono da soli provvedere ad un'assicurazione per loro che li copre di fronte a eventuali responsabilità per i guasti alle scale mobili.
L'azienda corrisponderà anche 3.200 euro come compenso per una richiesta di reperibilità a 24 ore. A stringere l'accordo con l'ATAC sono stati finora CGL, CISL e UIL e anche UGL. L'intesa non è ad personam, ma è sulla figura professionale. La speranza è che questi bonus, che permettono di avere un'assicurazione, convincano i 10 tecnici a tornare sui loro passi. Adesso che tra l'altro l'appalto a Metro Roma Scarl è stato revocato, per fortuna, vista la pessima gestione. E però sono sguarnite le stazioni della metropolitana. E il rebus in questo momento è cercare di riaprire quanto prima almeno la fermata di Spagna, chiusa per le decisioni del responsabile ATAC alla manutenzione, dopo che si erano dimessi, dopo che ha dato le dimissioni assieme a altri 9 colleghi. Infatti la chiusura a scopo cautelativo. A questo punto l'assessore Meleo preme perché Spagna si è riaperta in settimana, stanno facendo verifiche sulle scale mobili. È una situazione obiettivamente allucinante quella delle scale mobili, anche perché come sempre nella gestione di Roma si arriva all'ultimo, neanche all'ultimo minuto, al 92esimo minuto, al 93esimo minuto, per capire che l'appalto non aveva funzionato e che andava rimosso e che i tecnici volevano altre garanzie. Guardate, so che lunedì c'è una manifestazione importante a Roma di tutte le categorie produttive, proprio per chiedere una diversa amministrazione. Noi Roma l'abbiamo messa in classifica anche negli anni precedenti, quando c'era Ignazio Marino sindaco, e la classifica è iniziata che c'era ancora Alemanno sindaco, per cui nessun problema a riconoscere le colpe e le responsabilità almeno di quelle ultime due giunte. Detto questo, sindaco Raggi non è arrivata da 2 mesi e non si può sempre dire ha trovato una situazione disastrosa, perché la situazione l'ha trovata disastrosa, il problema è che è anche peggiorata. Meteo. Ecco a voi la vincitrice di Bella Scoperta, il talent show con una marcia in più. Smart Sweet Grey ha superato tutti con il motore turbo da 90 cavalli. È invidiatissima dal pubblico per i suoi cerchi in Lega Black da 16. E la scorsa puntata ha scioccato i giudici abbassando la capote Brabus Taylor Made in diretta. Guardiamola esibirsi nel suo cavallo di battaglia, lo scatto al fulmicotone. Nuova Smart Fortwo Cabrio Sweet Grey. Bella scoperta. Edizione limitata con pacchetto sportivo. Vieni ad applaudirla negli Smart Center e su smart.com. Urogermin Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermin Prostata funziona e si vede. Urogermin Prostata, universo benessere, da Full Pharma. Su Radio 24 non perdere One Road, i consigli sulla sicurezza stradale dagli autisti di One Express. Oggi vi parlo di semafori, perché ieri mi sono visto attraversare la strada da un'auto che non ha rispettato il rosso. Vedo un sacco di gente che usa il cellulare mentre guida, la roba da matti. E c'è una cosa ancora peggiore della sosta in seconda fila, quelli che parcheggiano sul posto dei disabili. I pedoni, quando sono sulle strade urbane li vedo al telefono con le cuffiette che attraversano senza guardare. One Express, numeri uno nel pallet express e nella sicurezza. Tempo in diretta. Previsioni a cura di Trebi Meteo. Un saluto da Paolo Corazzoni, Trebi Meteo, agli ascoltatori di Radio 24. Il tempo è migliorato nelle regioni meridionali, un po' in tutta Italia il sole sta tornando protagonista e anche nel weekend situazione tranquilla, cielo sereno poco nuvoloso da nord a sud. Ancora però si fa sentire parecchio vento nelle regioni centro-meridionali, si attenuerà durante il fine settimana, ma in Puglia e sulle regioni ioniche ancora domani giornata piuttosto ventosa. Chiudiamo con le temperature previste in aumento durante il weekend, in particolare al nord e sul medio alto Tirreno torneremo a superare i 20 gradi all'ombra. Per finire, un accenno a settimana prossima, perché sembra che a partire da mercoledì la situazione cambi e finalmente tornerà un po' di pioggia al nord. Con questo è tutto, per i dettagli potete scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo. Perché accontentarsi di un gestionale mediocre quando puoi avere un ERP 4.0? Centro Software ti offre un ERP già pronto per Industry 4.0 che parla tutte le lingue del mondo, compresa quella degli impianti di produzione. Oltre a MES, pianificazione, logistica, supply chain, controlli qualità, CRM, marketing, amministrazione e gestione finanziaria. Scopri l'ERP più completo già pronto per Industry 4.0 su centrosoftware.com. Centro Software, il miglior ERP per la tua impresa. Siamo nella testa di un professionista. A sinistra, il pensiero delle spese da affrontare. A destra, il corso di American Barbecue. Oh yeah!
Lo sappiamo, a volte i budget ti costringono a fare delle scelte, ma non con noi di Volkswagen Veicoli Commerciali. Fino al 31 marzo, Volkswagen Caddy è tuo da 99 euro al mese oltre IVA per 60 mesi a fronte del ritiro usato e grazie al contributo delle nostre concessionarie. Leasing finanziario, TAN 250, TAEG 4,82%. Oh yeah! Volkswagen Veicoli Commerciali, l'idea in più per chi lavora. Focus Economia. Eccoci di nuovo con la diretta. Oddio, quanti messaggi sulla Raggi. Guardate, ho detto che la gestione Alemanno e Marino l'abbiamo criticata, tra l'altro da quello che sta avvenendo ci sono anche delle inchieste in corso, diciamo. Se devo pensare a Roma Capitale, la commissione tra malaffare, diciamo che il colpo più forte gliel'ha dato la giunta Alemanno, da quello che vediamo. Marino lo criticammo perché non fece nulla per addrizzare la situazione, anzi, e poi comunque fu anche criticato internamente, ricordate, diciamo, il fuoco amico dentro il PD, la decisione di Renzi di mandare Orfini, fu scaricato anche da tutto il PD, forse anche pagando per colpe non sue. Quello che sto dicendo è che dopo che tu sei al governo della città non da due mesi, non si può continuare a dire ho trovato una situazione disastrosa, perché lo poteva dire anche Marino, e andiamo avanti così. Bisogna dire che Roma in questo momento non è gestita, punto, che uno voti 5 Stelle, Lega, PD, quel AN non ci sta più, Fratelli d'Italia, quello che volete. Allora, restiamo al terzo posto con Roma, mi dispiace. Sì, certo che c'era la collusione dei sindacati, l'abbiamo detto decine di volte in ATAC, in primis, ma anche in AMA. Comunque andiamo all'AMA. Perché l'AMA ha segnalato, qual è il provo a buttarla a ridere, qual è il paradosso per l'agenzia che si occupa dei rifiuti? Sai, come le barzellette che si faceva da bambini? Qual è il paradosso qual è il massimo per l'agenzia che si occupa dei rifiuti in una città? È avere i locali insalubri, perché tu dovresti garantire la pulizia e invece i tuoi locali non sono puliti, addirittura sono insalubri, quindi è sta chiusa l'autorimessa al salario. Cioè praticamente sappiamo che c'è stato il rogo che ha fermato l'attività dell'impianto di trattamento, erano rimasti in funzione gli uffici dei dipendenti e l'autorimessa con 80 mezzi e 12 addetti. Ebbene, da martedì 26 marzo è chiusa anche l'officina per l'insalubrità dei luoghi. Perfetto, bisogna salvaguardare la salute dei lavoratori. Quindi, quella che era una tenso struttura creata provvisoriamente anni fa, a me fa impazzire che in Italia non c'è nulla di più duraturo del provvisorio, senza le dovute manutenzioni ha avuto problemi di polvere e temperature dopo il rogo. Gli 80 camion di base che coprono i servizi di raccolta del terzo, secondo e primo municipio e a fine turno si recano a Ponte Malmone per trasferire i rifiuti in partenza per i centri di trattamento, ora dovranno ritornare a Ponte Malnome 20 km oppure andare a Rocca Cencia 40 km per le riparazioni che si devono fare a fine turno e dopo lo scarico di materiale. Tutto questo rallenterà la raccolta e farà aumentare i costi. Cosa volete che vi dica? Va sempre meglio. Andiamo adesso al... Stasera sembro dislessico. A parte non offenda i dislessici. Non li offenda paragonandoli a me. Comunque, andiamo al terzo posto per quello che riguarda la classifica e andiamo nella nostra amata Sicilia, dove è stata scoperta una truffa con fondi comunitari. Sequestrato 700.000 euro per tre società. Dovevano realizzare un sistema innovativo di impianti fotovoltaici nell'edificio dell'Università di Palermo, che ospita il Dipartimento di Scienze, Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche. È il secondo posto, ho detto terzo, ma volevo dire secondo. Diciamo, sembra un analfabeta, per usare l'espressione dell'ascoltatore. Allora, dicevo, dovevano realizzare un sistema di pannelli fotovoltaici finanziati con 1.800.000 euro dalla regione attraverso fondi comunitari e statali. Producevano molta meno energia solare termica. Praticamente ci si è accorti che invece dei 100 kW a picco promessi
non è che sei arrivato a 60 kW, 50 kW, 40 kW, 4 kW. Ora, io capisco tutto. A parte che dire che in Sicilia a Palermo manca il sole è dura. Però che tu potessi produrre 100 kW e ne producessi solo 4 non si giustifica. Ma cosa hai fatto? Lei ha accesi solo di notte. Allora, è una mega truffa, chiaramente, all'Unione Europea, allo Stato e di riflesso anche all'Università di Palermo. Gli amministratori di 5 società che facevano parte di un'associazione temporanea di scopo senza, che non hanno realizzato completamente il progetto, si sono intascati 700.000 euro, ossia fatture per operazioni inesistenti, false perizie, contratti di locazione, pure le bollette per il consumo di elettricità false. L'operazione la Guardia di Finanza l'ha chiamata Sole Nero, vedi che c'ho ragione, perché li accendevano solo di notte sti pannelli. Ha fatto un'ordinanza di sequestro firmata dal GIP per oltre 700.000 euro tra somme di denaro, beni mobili e immobili nei confronti di 3 società e altrettanti amministratori. Nei guai sono finiti l'amministratrice della Easy Integrazione di Sistema SRL di Palermo e altri 4 amministratori e titolari di ditte di Messina e Vicenza. Le accuse sono di truffa aggravata ai danni dello Stato e dell'Unione Europea. Le indagini si sono avvalse di acquisizioni e analisi di documenti, accertamenti bancari, controlli incrociati nei confronti di tutti i fornitori dei beneficiari delle erogazioni, e sono emerse chiaramente spese mai sostenute a carico dei legali rappresentanti della Lanaro SRL, Helios Montaggi SRL e Easy Integrazione di Sistema SRL. Easy, di Easy c'era solo il modo in cui ti ciulavi i soldi, quello era molto molto easy. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Andiamo sul traffico, poi il primo posto in classifica. Alcuni di voi forse immaginano una cosa, ma non è esattamente quella. Dai, traffico. Strade in diretta. Ancora ben ritrovati a Milano. Sul tratto iniziale dell'autostrada del Sole, code per mezzo pesante fermo tra tangenziale est di Milano e San Giuliano Milanese verso Bologna, e sulla tangenziale est code per incidente risolto tra Paulese e Lambrate in direzione Lecco. Il traffico è molto intenso intorno a tutti i principali centri urbani per gli spostamenti del venerdì pomeriggio. Sulla A7 Milano-Genova, per 3 diversi cantieri, code a tratti da Serravalle Scrivi a Busalla in direzione Genova. In Emilia, sull'A14 Adriatica, per un incidente in colonnamenti tra Borgo Panigale e l'allacciamento con la 1 verso la 1. In Umbria, sul raccordo Viterbo-Terni, code per lavori con scambio di carreggiata tra Narni e l'innesto con l'E45 in entrambe le direzioni. A Roma, sul grande raccordo anulare, per un incidente code tra Bufalotta e Casilina in carreggiata interna e per le conseguenze di un altro incidente in colonnamenti anche sull'autostrada per Fiumicino tra lo svincolo per la Fiera di Roma e l'innesto con il grande raccordo anulare in direzione della capitale. Infine torniamo sulla 1 come avevamo aperto, ma sulla bretella Fiano San Cesareo, per segnalare code per un incidente tra l'allacciamento con la diramazione Roma Sud e lo svincolo di Valmontone in direzione Napoli. È tutto, Strade in diretta torna tra circa 30 minuti. Focus Economia. And the winner is... vabbè, era facile per alcuni, è la regione Sicilia. Attenzione però, attenzione. Non per quello che alcuni immaginano, cioè il via libera dato dall'Assemblea regionale siciliana alla norma che fa aumentare di botto le poltrone nei municipi, cioè la Sicilia avrà 355 assessori in più. Io non voglio entrare su questo, ho votato tutti, anche il 5 Stelle ha votato a favore. Alcuni sono comuni molto piccoli, non lo so, a me con quello che raccontiamo sembra, io non conosco il numero esatto degli assessori che fisiologicamente andrebbero accettati in qualunque provincia, in qualunque comune o assemblea regionale. Dico solo che non è il numero che mi interessa, è anche la qualità del tuo lavoro. Tu puoi avere
12 assessori, ma che lavorano benissimo, può averne 3 che lavorano da schifo. Ecco, con quello che raccontiamo della gestione della cosa pubblica in Sicilia, tutta sta emergenza su 355 assessori non la vedevo, ma mi sbaglierò. No, il primo posto lo vince la Regione Sicilia, ma per un'altra cosa, ossia la Corte dei Conti ha condannato ad un risarcimento di 2 milioni e 100 mila euro, sono circa 700 mila euro a testa, l'ex governatore Rosario Crocetta, l'ex assessore al lavoro Esterina Bonafede e l'ex dirigente del Dipartimento Anna Rosa Corsello, perché nella sentenza dei giudici contabili entra come accusa il progetto Spartacus. Cos'è Spartacus? Allora, ne avevamo parlato anni fa nella classifica. Spartacus era un bellissimo progetto costato 35 milioni di euro e affidato senza gara al Ciapi, che Ciapi in dialetto del nord vorrebbe dire prendi, infatti si è capito perché lo chiamavano Ciapi. Ciapi mi, non Ciapi ti. Ciapi è l'acronimo di Centro Interaziendale Addestramento Professionale Integrato di Palermo. Era un progetto di formazione per gli ex 1800 sportellisti che, secondo la Corte dei Conti, doveva costare un terzo, non 35 milioni, forse 12. Il danno è confermato, come chiesto dalla Procura, pari a 35 milioni di euro. Il risarcimento inflitto è minore per un insieme di attenuanti che non vi sto a leggere. Sono citati in giudizio, praticamente è tutta l'ex giunta regionale di Crocetta, accusati di aver dissipato 35 milioni di euro in fondi europei e statali che avrebbero dovuto essere utilizzati per retribuire l'attività di formazione di politiche attive del lavoro espletata per 8 mesi da circa 1800 ex sportellisti a favore di 9000 cassa integrati. Lo scandalo era scoppiato nel 2014 in base alle indagini della Guardia di Finanza scattate dopo un esposto. Si appurò che pressoché nessuna attività lavorativa era stata fatta e che invece di operare in uffici del Dipartimento del Lavoro, gli ex sportellisti erano stati assegnati ad alcune scuole e ad altri rami dell'amministrazione, ma sempre per non fare una beata fava, cioè stavano sostanzialmente inattivi. Allora, complimenti, visto che adesso non deve partire la formazione per coloro i quali per ottenere il reddito di cittadinanza firmano anche il patto per il lavoro, mi raccomando, questo che sia di paradigma negativo su cosa non va fatto, complimenti all'intera giunta Crocetta. So che Crocetta si è trasferito in Tunisia, non so se per questo motivo o perché le spiagge tunisine siano migliori di quelle di Palermo, più bianche di quelle di Palermo, complimenti. Paragonato il reddito di cittadinanza a questo, ho detto attenzione perché adesso che i navigator dovranno trovare lavoro e bisognerà fare i corsi di formazione per i disoccupati che prenderanno il reddito di cittadinanza, attenzione perché i casi che segnaliamo da anni di truffe proprio sulla formazione meritano attenzione, non voglio dire altro, meritano attenzione. Dunque, qualcuno mi dice che andare in Tunisia non porta bene, vabbè dai. Beh, non so neanche dove sia andato Crocetta in Tunisia. Allora, Marco Battaglini, che è amministratore delegato e cofondatore di Sienal Meijing, buonasera. Buonasera a lei e grazie per l'invito. Senta Battaglini, lei quanti anni ha? Cosa fa Sienal Meijing? Quanti siete? Chi vi ha aiutato? Quanto fatturate? Un fiorino. Allora, iniziamo con la prima domanda. 43 anni, lavoro all'Università di Siena come assegnista di ricerca. Nel 2017, a metà del 2017, abbiamo fondato insieme al professor De Stefano e a un IT, il nostro amico Giacomo De Murta, su una società Siena Imaging, perché
avevamo analizzato in qualità di centro di analisi di trials clinici, molti trials clinici di fase 2, fase 3. Cos'è il trials 15? Ha ragione. Niente, una casa farmaceutica vuole testare l'efficacia di un farmaco, lo distribuisce in tutto il mondo. Uno degli indici per dimostrare se il farmaco è funzionante oppure no è la risonanza, appunto, sono indici di risonanza magnetica cerebrale. Okay. Quindi stiamo parlando di risonanza magnetica del cervello, ci inviano le immagini come centro di analisi, noi analizziamo le immagini di risonanza magnetica provenienti da tutto il mondo e diamo dei biomarcatori, ossia degli indici di danno del cervello, con la speranza che chi, noi siamo in cieco ovviamente, in doppio cieco, che chi assuma il farmaco stia meglio rispetto a chi non lo assume. Quindi, aspetta che ho capito, cioè voi avete realizzato un software per aiutare i neuroradiologi e i neurologi a fare questa analisi, quindi sì, analizzare le immagini TAC del cervello, avendo, immagino, un vantaggio rispetto a prima. Certo, dovrebbe essere un'analisi più veloce, più accurata, e in qualche modo dovrebbe aiutare anche una migliore gestione del paziente, okay, analisi, si spera. Ecco, il software con chi l'avete realizzato e chi vi ha aiutato? Il software in realtà è una collana di tanti software che abbiamo sviluppato nella nostra attività pregressa all'interno dell'Università di Siena, come il laboratorio quantitativo di neuroimmagini, e abbiamo sviluppato questi software in solitaria oppure con l'aiuto e con la collaborazione dell'Università di Oxford, con la quale abbiamo una decennale collaborazione. Quindi è uno spin-off rispetto all'Università di Siena, no? Sì, è uno spin-off rispetto all'Università di Siena, e appena nato, un anno e mezzo, abbastanza giovane. E quanti siete? Altri soci, 4 persone che lavorano per noi al momento, ma speriamo di poterne assumere anche di più nel prossimo futuro. Da questo punto di vista, i soldi chi vi li ha dati e quant'è il giro d'affari attualmente? Allora, i soldi ce li siamo procurati perché siamo riconosciuti nel nostro campo come molto affidabili per quanto riguarda l'analisi dei suddetti trials clinici, quindi in realtà abbiamo fatto la società quando avevamo già commesse pronte ad essere... E quanto fatturate? Qualche centinaia di migliaia di euro al secondo anno. Al secondo anno. Avete intenzione di assumere? Sì, assolutamente sì, anzi abbiamo anche bisogno di assumere. Faccio un appello, dai, così... Cerchiamo un ingegnere informatico che abbia molto coraggio nel buttarsi in un'azienda giovane ma ambiziosa. A Siena? A Siena, assolutamente sì. Ingegnere informatico ambizioso, giovane o anziano, poco importa, basta l'ambizione, questo lo aggiungo io. La società si chiama Sienal Imaging. Grazie a Marco Battaglini, uno dei fondatori. Andiamo adesso sul GR24, poi insomma da casi virtuosi torniamo a parlare intanto di borsa e poi del via libera del Presidente della Repubblica alla commissione d'inchiesta, alla nuova commissione d'inchiesta sui crack bancari. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. C'è una sola auto capace di passare da 100 a 0 in 100 ore. BMW Serie 1 Digital Edition, disponibile ora. Solo 100 auto, solo online e solo fino alla mezzanotte di domenica 31. Da 23.500 euro con navigatore, fari a LED, cerchi in lega, Apple CarPlay e ricarica wireless. Scopri tutti gli optional sul sito e prendila ora. Dettagli su bmw.it/digitaledition. Lo senti? È il suono delle città del futuro. Il suono delle nuove metropoli, città sostenibili nelle quali vivere, produrre e muoversi è molto più semplice a misura d'uomo. Un mondo reso possibile da chi come ABB sviluppa con passione tecnologie e soluzioni per l'energia e l'automazione. Una capacità che ABB chiama ABB Ability. Tecnologie digitali, saperi, competenze e connessioni. Il prossimo modo di fare impresa. ABB. Let's ride the future together. Essere o non essere, CNA. È più nobile frenare la lingua e soffrire, tacendo, davanti al diniego del direttore della banca, o entrare in CNA, accender la tenzone e avere il credito per il nuovo capannone? Essere o non essere, CNA? Meglio essere. Per credere finalmente al credito, entra in CNA. Vieni su esserecna.it. CNA Imprese. Nessuno ti dà di più. E ora la linea al traffico. Mi sentite? Ho
un messaggio importante. È nata Iridios, il nuovo polo ICT italiano dedicato alle aziende. Fibra ovunque tu sia, multicloud italiano, sistemi IT sotto controllo. Con Iridios, il domani inizia oggi. Lo sapevi che grazie alle 4 fotocamere Leica del nuovo smartphone Huawei P30 Pro puoi scattare foto ultra definite con zoom fino a 50x? Scopri la versione 128 giga negli esclusivi Huawei Days di MediaWorld a 999€ o in 20 rate da 49,95€. Solo da MediaWorld, in negozio e online. Fino al 30 marzo, messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Confartigianato Vicenza presenta l'innovazione nelle costruzioni, efficienza energetica, economia circolare, sostenibilità. Questo e altro a Edifica, Fondazione Bisazza, Montecchio Maggiore, 4 e 5 aprile. Programma su edifica-decamp.com. Il segnale orario vi è offerto da... Questa è la velocità delle fatture elettroniche in Fluentis ERP, fluentis.com. Secondi dopo le 18. GR24, il sole 24 ore. Brexit, si avvicina il no deal dopo la terza bocciatura del piano May, vertice straordinario a Bruxelles il 10 aprile. Ok del Quirinale alla Commissione Banche, ma no ad influenze su credito e giustizia, chiarisce Mattarella. 5 concentramenti degli anarchici domani a Torino, massiccio schieramento di forze dell'ordine a tutela del centro. Buona serata da Anna Rita D'Ambrosio. Brexit nel caos in primo piano dopo la terza bocciatura del piano della May. Partiamo da qui in diretta con il nostro Sergio Nava. Buonasera. Hard Brexit, rinvio lungo, nuovo voto sull'intesa di divorzio con unione doganale inclusa. La Brexit torna alla casella di partenza dopo la terza bocciatura dell'accordo di uscita a Westminster. L'accordo finito sotto per 344 voti contrari contro soli 286 favorevoli. La Premier May è riuscita dunque a rimontare le centinaia di voti di scarto con cui aveva perso le prime due votazioni, ma gliene mancano ancora una sessantina. Sentiamo. Dopo la terza sconfitta, la Premier ha escluso dimissioni, come chiesto al Partito Laborista, ma ha ammesso che le implicazioni sono gravi. La May ha dovuto constatare che si fa sempre più probabile la partecipazione di Londra alle prossime elezioni europee. Cosa accadrà ora? Tre date sono cerchiate in rosso. Lunedì Westminster continuerà a dibattere e votare mozioni alternativa di Brexit. Il 10 aprile si terrà a Bruxelles un vertice europeo straordinario, mentre il 12 aprile si rischia un'uscita britannica dall'Europa senza accordo, il peggior scenario possibile. L'ipotesi al momento più plausibile è quella di un rinvio lungo di Brexit, ma nelle ultime ore a Downing Street sarebbe circolata l'idea di riportare per la quarta volta l'intesa di divorzio al voto in Parlamento, ma con un'ipotesi di soft Brexit che vedrebbe Londra rimanere all'interno dell'unione doganale. Questo però a condizione che lunedì Westminster dia un chiaro segnale proprio a favore dell'unione doganale. Bruxelles chiede che la May presenti un piano d'azione prima del summit europeo e a due settimane esatte dalla nuova data di uscita è caos puro, è tutto. Grazie a Sergio Nava. Le altre notizie: il Quirinale ha promulgato la legge che istituisce la commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche, ma Sergio Mattarella ha accompagnato il provvedimento con una articolata lettera ai presidenti delle Camere, ai quali chiede di vigilare con attenzione che l'organismo non debordi sconfinando in attività incostituzionale. Garantisce che non ci saranno interferenze il Premier Conte, che così da Assisi ha anche aperto sullo Ius Soli. Questo argomento non è nel contratto di governo, però io voglio e auspico che si avvii nel Paese, nelle sedi opportune, in questo caso parlamentare, una riflessione serena, dove non ci siano reazioni emotive, dove nella mia prospettiva si può anche valutare la prospettiva di una nascita sul territorio italiano, che deve essere però collegata ad un percorso di integrazione serio. A Verona parte con la polemica sull'aborto il congresso delle famiglie, a cui domani parteciperà anche il ministro dell'Interno. In una Verona blindata parte fra le polemiche il Congresso Mondiale delle Famiglie, una 3 giorni dedicata alla famiglia naturale che si concluderà domenica con una marcia organizzata dalle associazioni pro-life. Ad aprire il meeting è stato un nuovo attacco alla legge 194 sull'aborto da parte del leader del Family Day Gandolfini. Quelle del Congresso sono posizioni medioevali, ribadiscono intanto le organizzazioni che si battono per il riconoscimento dei diritti delle famiglie
arcobaleno che hanno organizzato una serie di iniziative per fare da contraltare ad una kermesse che divide anche la maggioranza di governo. Il Movimento 5 Stelle, contrario, non parteciperà ai lavori. La Lega sarà invece presente con Salvini e due ministri. Quello di cui si discute a Verona non sarà mai nell'agenda di governo, mette in chiaro stamattina il sottosegretario pentastellato alla famiglia Spadafora. Prova invece a smorzare le polemiche il governatore del Veneto Zaia. Gli estremismi non portano da nessuna parte, dice l'esponente leghista. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In chiusura andiamo a Torino, dove si annuncia per domani una giornata di notevoli disagi. Un'ordinanza ha sospeso la circolazione dei tram per il corteo degli anarchici. L'hanno chiamata marcia del ritorno perché l'obiettivo finale, oltre a occupare la città e creare disagi, è riprendersi l'asilo di Via Alessandria, sgomberato lo scorso febbraio e per oltre 20 anni presidio della lotta antagonista. Gli anarchici torinesi fanno sul serio e domani pomeriggio torneranno in piazza a farsi sentire dopo che il 9 febbraio scorso misero a ferro e fuoco la città. L'appuntamento è alle 15 di fronte alla stazione di Porta Nuova, dove si ritroveranno i gruppi provenienti da 5 preassembramenti. Sul percorso, come avviene in questi casi, non c'è nulla di definito, ma è probabile che gli anarchici transiteranno dal centro cercando poi di raggiungere il quartiere Aurora, dove si trova l'asilo. Massicce le misure adottate dalla questura che, come è avvenuto di recente, cercherà di non militarizzare la città e consentire la marcia dei manifestanti, deviando il corteo verso zone più periferiche e lontane dal centro, dove è più semplice affrontare eventuali scontri. A complicare i piani di chi deve garantire la sicurezza, altri due eventi in programma nel pomeriggio, l'incontro di campionato tra Juventus ed Empoli e gli appuntamenti di Biennale Democrazia, concentrati quest'ultimi a ridosso di Via Po. Marco Panzarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questa edizione, torna a Focus Economia il GR alle 19. Per il nostro cioccolato di Modica, l'unico cioccolato riconosciuto IGP, noi del Consorzio abbiamo scelto Italia Zuccheri, lo zucchero che valorizza i prodotti italiani di qualità. Italia Zuccheri è l'unico zucchero italiano, seminato, raccolto e lavorato in Italia da 7.000 aziende agricole, nel rispetto del territorio e del lavoro degli agricoltori. Scegli Italia Zuccheri, scegli l'Italia. Siamo nella testa di un professionista. A sinistra, il pensiero delle spese da affrontare. A destra, le lezioni di rafting estremo. Rapide! Lo sappiamo, a volte i budget ti costringono a fare delle scelte, ma non con noi di Volkswagen Veicoli Commerciali. Fino al 31 marzo, Volkswagen Caddy è tuo da 99 euro al mese oltre IVA per 60 mesi a fronte del ritiro usato e grazie al contributo delle nostre concessionarie. Leasing finanziario, TAN 2,50, TAEG 4,82%. Bellissimo! Volkswagen Veicoli Commerciali, l'idea in più per chi lavora. È la natura il grande architetto dei capelli che ha ispirato la formula di Miglio Crest. Dalle ricerche anticaduta, Miglio Crest, forza e densità dei capelli. Miglio Crest, provalo, vedrai. In farmacia ed erboristeria, due confezioni al costo di una. Ah, 24,50 euro. Stimoli frequenti anche notturni? Cara prostata, quanto mi costi? Prostatact, 30 compresse di Serenoa Repens. Contribuisce a favorire la funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Solo 13,90 euro in farmacia e parafarmacia. Prostatact, cara prostata, quanto mi costavi? Confartigianato Vicenza presenta l'innovazione nelle costruzioni. Efficienza energetica, economia circolare, sostenibilità. Questo e altro a Edifica. Fondazione Bisazza, Montecchio Maggiore, 4 e 5 aprile. Programma su edifica-decamp.com. Focus Economia. Come on. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Commentiamo adesso la ultima seduta di borsa e poi invece il tema della banca, della commissione d'inchiesta sulle banche, la firma del Presidente della Repubblica, ma i paletti messi anche dal Presidente della Repubblica. Più 1% Milano nel finale, più 1% anche Parigi, più 0,80 per quello che riguarda invece Francoforte, Londra più 0,60, Dow Jones più 0,60%.
Tra i titoli segnalo Atlantia più 3,70%, Steamark Electronics oggi recupera più 3,40%, Juventus più 2,80%, Buzzi più 2,70%, Telecom più 2,5%, Salvatore Ferragamo più 2 come Prismian, l'1,80% lo guadagna Tenaris ed Eni, l'1,5% Saipem, l'1,30% Azimut, Banca Generali, Unipol e Amplifon e anche Ferrari. Pochi i titoli in flessione, Campari meno 0,60%, Snam meno 0,40%, Exor meno 0,20%, euro su dollaro a quota 1,12, quindi in ulteriore indebolimento l'euro su dollaro. Segnalo che oggi a tener banco è anche Telecom Italia, non solo per l'andamento del titolo più 2,5%, a chi mi chiede lo spread sono 255 punti, quindi poco mosso, sempre sopra 250 punti. Andrea Fontana, Radio Corri, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Dunque, vorrei commentare Atlantia da un lato, dall'altro però Team, perché c'è stata l'assemblea, il tentativo di una pace, non so quanto armata o quanto pace disarmata, mettiamo così. Andrea. Sì, per quanto riguarda Atlantia è stata la migliore oggi, hanno influito positivamente i dati sul traffico aeroportuale del mese di febbraio che sono stati diffusi dagli aeroporti di Roma, cioè la controllata di Fiumicino, sì, che gestisce Fiumicino e Ciampino, più 4,2% a febbraio, notizia positiva sopra le stime degli analisti, soprattutto i passeggeri extra europei sono cresciuti dell'8%, ma da protagonista della seduta è stata soprattutto Telecom Italia, fin da questa mattina quando il Sole 24 Ore ma anche altri giornali ipotizzavano la possibilità di una tregua, cioè di una vivandì che sarebbe scesa a più miti consigli, quindi non chiedendo la revoca dei 5 consiglieri che erano di fatto il punto principale all'ordine del giorno dell'assemblea che approvava anche il bilancio eccetera, però aveva questo come tema di scontro tra Vivendi e Elliott, e infatti i rappresentanti Vivendi hanno annunciato all'inizio dell'assemblea che non avrebbero dato seguito a questa proposta, che avrebbero invece dato credito, avrebbero sostenuto l'operato dell'amministratore delegato Gubitosi, e questo ha cambiato lo scenario con il presidente di Telecom Conti, che aveva auspicato e ha detto che lavorerà perché questa pace raggiunta ieri e conclusasi in assemblea continui a lungo e quindi dia una tranquillità. E Telecom Italia, le azioni di Telecom Italia hanno mostrato subito di apprezzare questa possibile tranquillità della governance, visto che proprio la litigiosità all'interno del consiglio tra gli azionisti è stata alla base della discesa del titolo dall'aprile scorso, quando quotava intorno agli 80 centesimi, addirittura intorno ai 40 centesimi all'inizio dell'anno, e adesso invece una risalita che l'ha riportata in zona 55 sì. centesimi. Andiamo anche invece su una notizia che riguarda sì la borsa, ma riguarda anche un tema che a noi sta molto a cuore, mi riferisco alle infrastrutture e ai cantieri da sbloccare. Il titolo chiaramente è Salini. Sì, Salini ha annunciato questa commessa per la linea di alta capacità Napoli-Bari, una commessa, un contratto in consorzio da 608 milioni, il progetto fa appunto parte del corridoio europeo Trans-European Network che integra le reti di trasporto su rotaia nel continente, contribuisce pertanto a un importante collegamento nel sud Italia. Salini Impregilo è leader del consorzio con il 60%, ne partecipa anche Astaldi, ne hanno beneficiato entrambi i titoli, Astaldi ha guadagnato l'1,4% sì. nella seduta, è stata positiva anche Salini che ha guadagnato l'1%. Allora, Elica più 8,90 è il miglior titolo, Tiscali più 7,5, DBA Group più 6,60, e poi Corner Industries più 6,30%, Frontoposto CHL meno 12, SOS Travel meno 10, Visibilia meno 6,90, Ross
-6,60%. Grazie anche a Andrea Fontana, Radio Core, Il Sole 24 Ore. Andiamo sul traffico. One Express. The European Pallet Network vi presenta Strade in diretta. Ben ritrovati, partiamo dal nord-est sull'A4 Milano-Venezia, code per un incidente tra Padova Est e bivio tangenziale di Mestre in direzione Venezia, con ripercussioni in A13 per chi si deve mettere sull'A4 provenendo da Bologna. E sempre verso Venezia, al confine tra Veneto e Lombardia, code a tratti per lavori tra Desenzano e Peschiera del Garda. Sull'A7 Milano-Genova, per vari cantieri, code a tratti tra Serravalle Scrivia e Busalla in direzione Genova. In Emilia, sull'A14 Adriatica, per un incidente ancora in colonnamenti tra Borgo Panigale e l'allacciamento con la 1 verso la 1. Andiamo proprio sull'autostrada del Sole, traffico davvero molto intenso per gli spostamenti del venerdì sera. Segnaliamo code a tratti da Parma a Modena verso Napoli. E sul tratto laziale della 1, per un veicolo fermo, code tra l'innesto con la A24 e Valmontone, sempre verso Napoli. Infine a Roma, per il traffico e per vari incidenti risolti o in via di risoluzione, code sul tratto urbano della A24 tra via Fiorentini e la Complanare in uscita dalla capitale e code a tratti sul grande raccordo anulare tra diramazione Roma Nord e Prenestina in carreggiata interna e in colonnamenti tra l'autostrada per Fiumicino e Appia in esterna. È tutto per il momento, Strade in diretta torna tra circa mezz'ora. Ci sono uomini e donne che hanno segnato la storia, hanno tramato nell'oscurità, hanno scritto i destini di milioni di persone. Hanno fatto soldi, hanno fatto paura, hanno creato imperi, hanno calato la scure sulle vite degli altri. Re della droga, terroristi, serial killer, miliziani hanno scelto da che parte stare. Dalla parte del male. Sono Giampaolo Musumeci e vi racconterò le vite e le parabole criminali di Osama Bin Laden, del mercenario Paul Leroux, di Wu Kailai, la donna che ha fatto tremare la Cina e per tutti gli altri cattivi. Vi aspetto il sabato alle 10.30 e la domenica alle 23.30 qui su Radio 24. Una coproduzione Radio 24 Audible. Tutte le puntate della prima serie di Io sono il cattivo disponibili in versione integrale su audible.it. Focus Economia. E 17 minuti, ultima parte di Focus Economia. Dunque, il tema delle preoccupazioni del Presidente della Repubblica sulla commissione di inchiesta, allora, sulle banche. Oggi il Presidente Mattarella ha promulgato, ha firmato la legge che istituisce la commissione di inchiesta sulle banche. È stata istituita prevedendo un lungo elenco di funzioni con poteri equiparabili a quelli della magistratura, con una durata che, a differenza della commissione Casini, quella del precedente governo, della precedente legislatura sulle banche, non durerà 6 mesi, ma arriverà fino alla fine della legislatura, se necessario. Il timore quindi qual era? Che diventasse uno strumento di pressione politica. Non sarebbe la prima volta, non mi riferisco a questo governo, ci mancherebbe, ma alla storia della Repubblica Italiana. Andate a vedere il caso Sarcinelli, Baffi, insomma, in cui la politica cerca di fare pressione sulla Banca d'Italia e sulle banche. Allora, un conto è una commissione d'inchiesta che vada a capire che cosa non ha funzionato anche nei meccanismi di controllo, e noi li abbiamo denunciati molte volte, non solo nelle quattro banche, ma anche e soprattutto nelle quattro banche minori, ma anche e soprattutto sulla Popolare di Vicenza, dove c'erano ex funzionari della Banca d'Italia, famoso giro, le porte girevoli. Lasciavi la Banca d'Italia dopo essere stato ispettore, venivi stranamente assunto da Zonin. L'abbiamo raccontata in tantissime puntate, quindi, e a mio avviso servirebbe maggiore non chiarezza. Servirebbero maggiori paletti anche in questo caso. Se tu hai lavorato come ispettore, non puoi andare a lavorare per una banca che ha investigato, ma non puoi mai, non so come dire, non è che devi aspettare 2 anni, 3 anni, perché i danni poi si contano, i cocci si contano negli anni, e questo era un metodo utilizzato dalla gestione Zonin, non solo con la Banca d'Italia, ma anche con la Banca d'Italia. Abbiamo raccontato anche casi, diciamo, dei magistrati che avrebbero dovuto indagare,
sia su Veneto che su Popolare di Vicenza, che non hanno indagato. Per cui il problema che pone, a mio avviso, il Presidente della Repubblica è: un conto è una commissione d'inchiesta che deve indagare, altra cosa se la commissione diventa un grimaldello politico, un manganello politico nei confronti della Banca d'Italia e del sistema bancario. Mattarella, nel firmare, ha mandato nella lettera, scrive: ricordo tra l'altro che né le banche centrali né tantomeno la Banca Centrale Europea possono sollecitare o accettare istruzioni dai governi o da qualsiasi altro organismo degli stati membri. Il Parlamento è sovrano, o meglio, il potere del Parlamento di istituire commissioni di inchiesta non è assolutamente in discussione, ma non può tuttavia passare inosservato che rispetto a tutte le banche e anche agli operatori finanziari, questa volta viene tra l'altro previsto che la commissione possa analizzare la gestione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Continua Mattarella: queste indicazioni così ampie e generali non devono poter sfociare in un controllo dell'attività creditizia. E poi aggiunge: occorre evitare il rischio che il ruolo della commissione finisca con il sovrapporsi, quasi che si trattasse di un organismo ad essa sopraordinato, quindi superiore all'esercizio dei compiti propri della Banca d'Italia, della Consob, dell'IVAS, della Covip e della Banca Centrale Europea. Ciò urterebbe con il loro carattere di autorità indipendenti sancito da norme dell'ordinamento italiano e da disposizioni dell'Unione Europea vincolanti sulla base dei relativi trattati. Ora, per chi conosce il linguaggio del Quirinale, che è sempre molto giustamente felpato, diplomatico, attento alle virgole, è un messaggio molto forte. Potrebbe non sembrare forte se si trattasse di un messaggio di un politico abituati alle iperboli, ma siccome le iperboli non hanno casa nel cuore del Quirinale, è un messaggio molto forte. Dice: fate la commissione nelle vostre prerogative, ma attenzione che non diventi un'analisi di come le banche hanno svolto la loro attività privata e che non diventi una cosa percepita o che si sovrapponga all'autonomia degli istituti prevista da trattati europei e dalla legge italiana nel controllare il mondo bancario. Tant'è che il senatore Gianluigi Paragone, indicato da più parti come un possibile presidente della commissione, ha detto: non è una commissione che serve per fare lo scalpo a qualcuno, ma solo per capire le dinamiche di alcune crisi bancarie i cui effetti sono stati addirittura nefasti e hanno prodotto delle indagini giudiziarie. Lo spirito non è di vendetta, ma di costruzione della verità, e deve essere da parte del percorso della commissione. Dottor Salvatore Bragantini, ex commissario della Consob, buonasera. Buonasera a voi. Allora, andiamo fuori dal, diciamola tutta: perché il Presidente della Repubblica sente il bisogno di scrivere una lettera così precisa nei moniti, pur con il linguaggio del Quirinale, e così chiara nelle indicazioni in quello che non deve diventare la commissione d'inchiesta sulle banche? Perché esattamente il rischio che si corre con una commissione di questo genere, e posso anche dire sinceramente con una maggioranza di questo genere. Già la commissione d'inchiesta della scorsa legislatura con un'altra maggioranza è stata, diciamo, dirottata in un senso o nell'altro e portata a temi e a affermazioni sinceramente abbastanza di dubbio valore. Ora io temo molto che le intenzioni di chi ha voluto la commissione, non poi di tutti quelli che l'hanno magari votata, ma di chi l'ha voluta, siano esattamente quello di andare a sindacare l'operato su singole questioni della Banca d'Italia, della Consob o di altri enti. Poi il giudizio politico sull'attività di queste enti sì, esiste, ma va fatto nelle sedi competenti nel modo competente. Sottoporle a processo in una commissione parlamentare sarebbe uno sbrego istituzionale gravissimo, non è permesso dalle nostre leggi e dai trattati europei.
Come si fa però, allora, a parte che una commissione l'abbiamo già vista, era quella di Casini, che poi non può commentare negativamente, positivamente, questi sono giudizi, dove non avevo visto il monito del Presidente della Repubblica così forte, però forse mi dimentico io. Però come si fa a tenere assieme l'esigenza di tenere separati i poteri dello Stato come previsto dalla legge, dai trattati internazionali, ed evitare che la politica si metta a controllare la Banca d'Italia, perché noi abbiamo criticato la Banca d'Italia numerose volte, perché insomma in questi crack bancari non è che si possa semplicemente chiamare fuori anche il mancato coordinamento con la Consob. Però altra cosa è dire che la politica si mette a dare indicazioni alla Banca d'Italia, è un film che non vorrei mai vedere, perché nel passato ci ha solo portato danni tutte le volte che è avvenuto. Come si fa a tenere assieme, Bragantini, la richiesta legittima del Parlamento, della maggioranza in Parlamento, di dire no, adesso vogliamo fare un'altra commissione, perché la commissione precedente non ha svelato tutto, vogliamo capire meglio che cosa è successo, senza che diventi, diciamo, uno strumento politico per andare oltre i tuoi poteri e quindi iniziare a investigare su cosa fanno le singole banche o la Banca d'Italia? La risposta a questa domanda è molto difficile e io non la saprei dare. Il rischio è forte, per questa ragione il Presidente della Repubblica ha messo questi paletti. Spetterà al, diciamo, rigore istituzionale di chi la presiderà e anche al buon senso di chi vi parteciperà riuscire a restare nell'ambito giusto, perché la tentazione di additare i propri nemici politici da una parte o dall'altra, diciamo, sfruttando le pieghe del lavoro della Commissione, l'abbiamo già vista da una parte e dall'altra, nel corso del futuro rischiamo di rivederla. Diciamo che alcune impostazioni della maggioranza non danno buone indicazioni. Sentire Salvini e Di Maio, che sono andati a licenza a febbraio, dire che bisognava azzerare la Banca d'Italia e la Consob, non mi sembra buon inizio. Questi sono uno e l'altro dei due vicepremier. Sì, Bragantini, lei ha ragione, nel senso che poi c'è stata una posizione politica molto forte di Salvini e Di Maio a Vicenza, bisognerebbe azzerare i vertici della Banca d'Italia. Va anche detto però che dubbi sull'efficacia della commissione del precedente governo, quello, diciamo, Gentiloni, emergevano forse per i motivi opposti, ossia l'accusa era che la commissione non avrebbe avuto grande efficacia perché voluta da un partito come il PD, in cui alcuni esponenti, penso a tutta la vicenda Boschi, ma non solo, erano stati chiamati in causa indirettamente per la gestione di alcuni di questi crack bancari. Cioè, anche lì il sospetto era non si arrivava da nessuna parte. Cioè, a mio avviso la cosa importante è che la politica stia fuori dal suo obiettivo di randellare l'avversario attraverso o assolvere se stessa attraverso la commissione bancaria. Ma difatti, io prima ho detto che da un lato e dall'altro nella scorsa legislatura, purtroppo la convinzione di molti, anche mia, è che Renzi a suo tempo volle una commissione che poi, diciamo, gli giocò contro, pensando di farne un atto d'accusa contro la Banca d'Italia, il cui governatore Visco egli non voleva confermare, come ricorderete tutti bene. Quindi lei ha ricordato giustamente precedenti lontani ma molto infausti e pericolo, diciamo, cioè Sarcinelli e Banfi. Pericolo, non si deve arrivare necessariamente a cose di quella gravità, però prima di quelle cose lì, diciamo, comunque ci furono periodi di grave interferenza della politica e anche dopo nella gestione delle banche e delle autorità. Ora qui bisogna vedere. Mattarella credo che non potesse fare altro di quello che ha fatto, augurarsi che nell'insieme prevalga la moderazione e il buon senso di capire che ognuno ha il proprio ambito di attività. Allora, sì, era Baffi, governatore Sarcinelli, poi l'inchiesta potremmo anche ripercorrere una volta. Io penso una cosa nel ringraziare Salvatore Bragantini, a parte che chi mi dice come fate a difendere la Banca d'Italia e la Consob, sulle vicende dei crack bancari non abbiamo mai difeso la Banca d'Italia e la Consob, anzi, altra cosa è dire che adesso la politica può commissariare la Banca d'Italia, stiamo pazziando. No, io dico che sarà fondamentale vedere chi sarà il presidente di questa commissione, perché poi l'equilibrio
e la garanzia anche di indipendenza e non di usare la Commissione come una clava politica contro gli avversari politici, te lo dà anche la figura del Presidente. Grazie intanto a Salvatore Bragantini, grazie a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno, come sempre, per l'assistenza in redazione e in regia anche questa settimana. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di un buon fine settimana, soprattutto per chi dovrà trascorrerlo lavorando. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.